in un colpo all'interno della nostra comunità ci sarebbero migliaia di persone enormemente ricche. Una ricchezza inimmaginabile e guadagni fissi e giornalieri. Sono queste le promesse che vengono fatte dai tanti schemi Ponzi a legnare persone all'interno della loro rete. In questo video documentario mi sono imbucato in incognito in una conferenza dal vivo di un progetto cripto probabilmente truffaldino, di cui non farò il nome per evitare di essere denunciato. Eh sì, perché almeno finché il progetto non crolla, noi, a parte indagare e mostrare quello che abbiamo scoperto, non possiamo provare nulla. Non mancherà neanche un'intervista fatta ad un importante direttore di un giornale a tema web free, che da anni si batte per fare informazione e mettere in guardia sulle varie truffe che purtroppo fanno parte di questo mondo. Carissimi investitori, oggi più che mai, considerando la qualità di questo video e la sua natura, vi invito a lasciare un like e a supportarmi il più possibile iscrivendovi al canale e commentando con le vostre esperienze dirette con gli schemi Ponzi, perché potrebbero veramente essere d'aiuto a qualcun altro. Per lo stesso motivo vi invito anche a condividere questo video il più possibile. Siamo all'hotel Hilton di Roma, dove in questo momento si sta tenendo la conferenza di azienda che sulla carta dovrebbe minare Bitcoin affittando dei macchinari da mining che dovrebbero teoricamente detenere in Russia. Però quello che non mi convince sono ovviamente i guadagni troppo alti, certi, sicuri, e che non è una rendita sostenibile solo dal mining. E così, anche se siamo partiti un po' prevenuti per quanto riguarda il progetto, abbiamo comunque deciso di entrare dentro la sala dove si svolgeva la conferenza per provare a vedere se saremmo stati smentiti. Questo è quello che abbiamo visto. Per farvi guadagnare ancora di più. E infine, attenzione, perché questo potrebbe essere l'aspetto in questo momento più importante per darvi una fonte inesauribile di contatti. Ora, per chi sa come funziona uno schema Ponzi, queste parole potrebbero già puzzare, ma per chi non dovesse saperlo, uno schema Ponzi è un sistema truffaldino, ideato più di 100 anni fa da Charles Ponzi. Questo modello promette forti guadagni facili ai primi investitori, a discapito di quelli che arrivano dopo. In pratica, chi sta più in cima alla piramide invita delle persone, queste persone, a loro volta, ne inviteranno altre, e così via. Chi sta in alto guadagna coi soldi che investe chi entra dopo, questo almeno finché il ritmo di reclutamento di nuove persone da truffare non rallenta e i soldi per tenere in piedi tutta la baracca non sono più sufficienti per ripagare gli investitori. Ovviamente questo tipo di attività è illegale e nessun progetto dichiarerebbe mai di essere uno schema Ponzi, ma tende a mascherare il tutto con business poco chiari o che non esistono. Dovete cercare di trovare una moneta che ha ancora un valore basso. E noi quello che stiamo cercando di fare, stiamo cercando di mettere nelle mani dei nostri clienti questa moneta. Qualcuno potrebbe dire, ma perché fate questo? Sì, perché lo fate? Quindi immaginate tutto il nostro ecosistema alimentato da che raggiunge certi tipi di valori, quanto ne beneficerebbe? Ah, ora ho capito, è il sistema che ne beneficerebbe, mica loro. Avete fatto la stessa figura che hanno fatto i ragazzi di là, perché siete entrati nel loop di fare il calcolo di quello che potete guadagnare, di quello che potrebbe uscire fuori. E per quello che vi dico, attenzione, attenzione, attenzione al token. Attenzione, perché con un paio di post al giorno, con queste provvigioni, una persona guadagna solo dall'aver dato il posto alle attività 1500 euro di provvigioni dirette. Ma la cosa più incredibile, ed è per quello che vi dico che non ci sono più scuse per nessuno, è che in questo modo lui avrebbe dato in un mese circa 50 post. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che ha 50 persone che hanno di fatto già accettato il Bitcoin in quanto tale. A queste 50 persone nuove ogni mese gli potreste proporre il mining piuttosto che fare l'attività. Attenzione, perché le scuse spariscono. A questo punto nessuno può avere più scuse. Ho finito la lista nomi? No, adesso non l'accetto più. L'ho detto a tutti quelli che conosco. No. Occhio, perché ragazzi non ci sono più scuse. Grande possibilità di guadagno, ma zero scuse. Finite. Non posso più dare la colpa agli altri, non posso più dire che io non sono portato per questo lavoro, non posso più dire che ma il sistema, ma la gente, ma network marketing, ma cosa? Adesso noi siamo appena usciti dalla prima sala, dove appunto stavano premiando i top Black Diamond, che sarebbero quelli che invitano più persone a entrare dentro lo schema. Adesso cercheremo di entrare nell'altra conferenza, dove dovrebbero parlare del loro token che stanno costruendo. Ora entriamo senza farci notare troppo. Okay.
ci siamo messi praticamente agli ultimi banchi come a scuola, dove è tutto un po' più libero, così siamo un po' più facilitati nel documentare quello che sta succedendo senza che gli altri se ne accorgano. E qui, come possiamo vedere in modo dichiarato, la rete guadagna proprio sulla vendita di prodotti agli investitori. Attenzione a questo concetto. Con lo stesso fatturato che avete fatto nell'anno 2023, ipotizzando che con la vostra squadra abbiate fatturato 10, nel 2023 avete guadagnato 1, da oggi e per tutto il 2024 guadagnerete 2. Stesso identico fatturato. Ah, ma quindi con lo stesso lavoro guadagnerò il doppio, ma è fantastico! L'attuale prodotto a produzione fissa, quello che conoscete e state usando in questo momento, resterà valido fino al 30 novembre. Questo è l'ultimo mese per poter proporre l'attuale prodotto a produzione fissa. Allora, come potete vedere qua, l'intento è quello di offrire dei macchinari a rendita fissa, che è praticamente impossibile perché noi sappiamo che il mining comunque dipende ovviamente dalla potenza di calcolo e ovviamente dal valore di Bitcoin. Qua diciamo che l'intento in ognuno dei prodotti che offrono è quello di mettere un po' la prescia al culo alla gente, dicendo: abbiamo questo prodotto che è validissimo, ma sbrigatevi a comprarlo perché sarà disponibile solo fino a fine mese. La tattica è sempre la stessa, e c'è quella di offrire un sogno, offrire una realizzazione a tutte le persone che stanno qua, e quindi di arricchirsi in modo semplice e veloce. Bitcoin da 30.000 andare a 500.000, 600.000, fare per 20, non potrà accadere questo. Potenzialmente da 1 euro a 20 euro potrete tranquillamente andarci. Non vi dico dove le previsioni che noi abbiamo fatto fare dal nostro algoritmo matematico mettono. Cioè, qua stanno parlando di proiezioni del loro algoritmo matematico di intelligenza artificiale, che sta dicendo che il loro token, che al lancio sarà tipo in presale a 1 euro. Dicono che ovviamente è molto più semplice che questo token da 1 euro vada a 20 euro, piuttosto che Bitcoin da 30.000 a 600.000. Dicono Bitcoin da 30.000 a 600.000 è quasi impossibile, mentre il loro token, che non serve a un cazzo, potrà andare da 1 a 20 euro. Se vuoi, è possibile, allora, che lo faccia. E la doppia opportunità sarà l'arma che vi toglierà da qualsiasi termine di paragone. Perché adesso il nuovo prodotto Evolution è imparagonabile a tutto quello che c'è sul mercato. E quindi da una parte spingiamo il mining e dall'altra spingiamo il token. Perché più persone hanno in mano il nostro token e più ci saranno opportunità di scambio del nostro token. E come ci siamo detti prima, il valore di un token dipende anche da quanto viene scambiato. Mettete insieme tutti gli aspetti e vedrete che tutto assume una logica. Sicuramente per loro è molto logico. A questo punto hanno iniziato a proporre dei pacchetti che ti vendevano uno status all'interno della rete, che, se devo essere sincero, non definirei proprio economici, ma è tutto calcolato perché ci saranno i 375 token che al valore di 1 euro corrispondono già a 375 euro. Quindi in realtà il kit non costa più 500 euro, ma costa 600 meno 375, ossia 225. Ovviamente ci sarà manuale di carriera, la quota di rinnovo semestrale inclusa e la qualifica di SIM. E così in fila tutti gli altri pacchetti, venduti tutti seguendo la stessa logica. Comprateli perché all'interno del pacchetto ci saranno il regalo dei token che, al valore secondo loro di 1 euro, vi faranno rientrare dell'investimento e in alcuni casi addirittura guadagnare. Cioè, praticamente, dammi 1 euro che io te ne ridò 2 in cambio. Ma sono proprio generosi! Kit Expert, che costerà teoricamente 2.400 euro, ma che indietro darà, essendo incluso il prodotto Evolution Top al suo interno, 3.000 token. Quindi diventare un promoter di fatto, senza aver ancora iniziato l'attività, ti fa avere già un teorico guadagno di 600 euro. E tra frasi filosofiche e tanta esaltazione, facendo notare loro stessi di non aver parlato altro che di guadagni, presentano la loro ultima decisione: regalare ancora più soldi alle persone più attive che invitano più gente all'interno della rete. Tanti, ma tanti soldi! 500 euro, ossia un altro 10% in più. Un altro 10.000 euro con i prodotti Evolution. È un meme già così, è un meme già così. Ma la pioggia di soldi continua. 4.000 euro.
E quindi, completamente inebriato da tutti questi soldi che piovono dal cielo, ho deciso di tornare coi piedi per terra e spingermi verso Napoli per parlare con Giorgio Scura, direttore e fondatore del giornale Decrypto.org, che da anni si occupa di fare informazione sul tema delle criptovalute. Com'è nata l'idea di fondare un giornale a tema cripto, a tema web free, e poi di spingerlo addirittura a parlare di inchieste, di truffe, eccetera, eccetera? Ma guarda, io purtroppo ho una certa età, nel senso che quest'anno faccio 44 anni, quindi 30 anni che faccio il giornalista. Prima l'ho fatto in altre testate, ho iniziato a Leggo, poi sono stato al Gazzettino, poi sono stato 7 anni capo della cronaca di Fanpage, quindi diciamo il giornalismo d'inchiesta è sempre stato, insomma, il mio pane quotidiano. Appena partiti però ci siamo resi conto che la prima grande necessità dei lettori, diciamo degli utenti del Web3, era un'assistenza, diciamo, in ambito antitruffa, perché comunque le scam, i progetti piramidali sono tantissimi, pochissimi per non dire nessuno sono i giornali o comunque gli enti che ne trattano in maniera approfondita, eccetera, e abbiamo fatto uno più uno e siamo partiti da quello principalmente, ma non vogliamo fare solo quello, ecco. Parlando di truffe, più nello specifico di schemi Ponzi e piramidali, come si fa a capire se un progetto è effettivamente uno schema Ponzi o meno? Allora guarda, siccome questa è una domanda che ci fanno spesso, noi addirittura stiamo lanciando un bot che ti fa alcune domande sul progetto che hai adocchiato e rispondendo a queste domande ti dà una risposta diretta, perché in realtà le domande sono molto schematizzate. Innanzitutto il rendimento, cioè se c'è un rendimento tanto peggio garantito che supera 5-6% annuo, già è una red flag enorme. Se poi questo guadagno promesso arriva al 10% al mese o al 3% al giorno, non ti serve altro, è sicuramente una scam, perché non c'è nessun business che possa dare questi rendimenti. L'altra grande bandiera rossa, diciamo, è il fatto che non si capisce bene cosa fanno, appunto, il modello di business, non c'è trasparenza. Altra red flag, l'appoggio su schemi piramidali, cioè il fatto di dire, appunto, non c'è chiarezza sul prodotto, però se porti gente dentro guadagnerai un sacco di soldi, guadagnerai il 5% sul primo livello, 3% sul secondo livello e così via. Altra red flag, perché lì vuol dire che il prodotto è il consumatore stesso, è il risparmiatore stesso e quello riesce a portare dentro. Quindi già così, diciamo, abbiamo un quadro chiaro. Poi mancanza di informazioni sull'azienda. Spesso in realtà questi progetti sono anche già flaggati in qualche modo online, quindi basta una ricerca su Google, facile, magari con vicino scam, truffa, e vedere se c'è qualche risultato. Quindi una minima ricerca su Google, minimo di due diligence, ed ecco che scartiamo il 99% dei progetti. Spesso quando uno è del mestiere basta un'occhiata per capire se si tratta di un Ponzi, oppure il contrario se si è principianti. Alcuni di questi possibili Ponzi però dicono di avere un business reale, in questo caso il mining. Come si fa a distinguere se si tratta di un Ponzi? Che ricerche dobbiamo fare per avere le prove? Prima di tutto deve essere autorizzato dalla Consob chi offre un finanziamento, un check sul sito della Consob. Se non sono autorizzati, chi offre questi finanziamenti, questi progetti di investimento, compie un reato grave che si chiama abusivismo finanziario. Quindi già questo è un palo da cui non si può superare. Perché poi questi progetti dicono di avere approvazioni di qua, approvazioni di là, di Consob, eccetera. Quindi loro dicono di avercele, ma noi dobbiamo andare a controllare se è vero. È vero, anche perché bisogna distinguere tra l'autorizzazione della Consob, che è quella appunto che autorizza l'offerta di investimenti finanziari, e invece l'iscrizione OAM per gli operatori del mondo cripto, una formalità che non prevede alcun tipo di due diligence, cioè chiunque può iscriversi pagando la quota, comunicando i dati che deve comunicare, ed è di fatto soltanto un registro, diciamo, di dove uno si iscrive e paga, ma non c'è. Noi abbiamo fatto anche le interviste ai dirigenti dell'OAM, che appunto specificano che non fanno nessun tipo di controllo, quindi chiunque, qualsiasi scam, si può iscrivere all'OAM, detto in due parole. Quindi da andare più nello specifico, fare un'analisi un po' più approfondita su poi chi sono queste persone, che anche appunto se ci mettono la faccia, il nome e cognome, che passato hanno, che altri progetti hanno promosso, e si vede che questi promoter hanno alle spalle una fila lunga di schemi Ponzi promossi, falliti, eccetera. Quindi appunto non sono autorizzati, e poi spingono appunto molto, e lo dicono stesso direttamente, non è che ne fanno mistero, sul fare rete, portare gente dentro. Questa è una cosa ossessiva e pericolosa, perché poi dici, ma quelli che come fanno a cascarci? Il punto è che se ti propone l'ingresso un parente, un genitore, un amico, tu tendi a fidarti, è normale che sia così. Spesso molti progetti a rischio Ponzi si spacciano per
multi-level marketing. Ma come si fa a distinguere una strategia di marketing piramidale, che comunque è legale, da uno schema Ponzi che invece è illegale? Qual è la differenza sostanziale tra i due? Come accennavamo prima, la differenza tra uno schema Ponzi piramidale e un multi-level marketing è il prodotto e ai proventi che arrivano al progetto dal prodotto. Se appunto c'è un business conclamato e concreto, una parte di, diciamo, dei proventi può venire dalla rete, quindi è un incentivo in più che può essere, è assolutamente legale il multilivello e può essere una spinta in più alla vendita del prodotto. Ma se di base la maggior parte degli incassi proviene dagli investimenti e dalle percentuali dei promoter che ricevono su questi investimenti, e il prodotto è una cosa minima, se non anche può non esistere completamente, a volte è successo anche così, sì, sì. Quindi quando proprio il prodotto non c'è o è fumoso o comunque rende poco rispetto al giro di affari, ecco che lì secondo la legge appunto si individua uno schema piramidale che è vietato. E noi come facciamo a sapere qual è la percentuale del prodotto? Cioè, questi per esempio spacciano di come i proventi provengano principalmente dal mining. L'altra volta che sono stato alla conferenza, questi hanno detto di essersi espansi con i wallet per le attività, eccetera. Come facciamo a capire se il prodotto esiste realmente? Sì, bisogna fare innanzitutto due conti e due passaggi logici. Se la proposta è, innanzitutto se è garantita, cioè non si può proporre qualcosa di garantito legato alle cose volatili come appunto il valore di Bitcoin e anche l'energia elettrica estremamente volatile. Quindi dire che si garantisce un tipo di rendimento già è un'affermazione e quindi diciamo un minimo di logica. Poi andando a vedere di fatto la proposta, c'è una richiesta appunto di soldi per acquistare una macchina, il noleggio di una macchina, e questi soldi alla fine del primo anno vengono restituiti. Quindi oltre poi alla restituzione dei soldi investiti per il noleggio, c'è una percentuale di guadagno. Quindi sostanzialmente la domanda a questo punto da fare è come guadagna. Perché se lo cede gratuitamente e in più dà una rendita, vuol dire che diciamo dovrebbe esserci una rendita enorme relativa al mining su queste anche piccole investimenti. Poi si fanno due conti relativi a che tipo di macchina, che costo l'energia bisogna metterlo per avere quel tipo di rendimenti. E noi sul giornale, su The Crypto, abbiamo fatto questi due semplici conti e abbiamo visto che proprio dal punto di vista di giorni non c'è il tempo di ammortizzare i costi per queste macchine, anche con l'energia elettrica più bassa, non c'è un margine di guadagno tale da poter appunto dire sì, il mining è un'attività sufficiente a sostenere i guadagni di tutto questo network. Una volta che uno si è fatto delle domande e si è dato anche delle risposte e si è capito quindi che si tratta di un Ponzi, come si fa ad averne le prove concrete? Cioè, una volta che io accuso un progetto di essere un Ponzi, o devo dire a una persona che ci sta dentro che si tratta di un Ponzi e mi chiede il perché, e uno allora risponde tutte le cose che abbiamo detto finora, però non abbiamo un foglio da mettere davanti che dimostri che si tratta di una truffa. Come si fa a mostrare la prova? Innanzitutto esiste il diritto di critica e il diritto di cronaca, cioè noi non siamo dei tribunali, però abbiamo davanti appunto una società che effettivamente mostra questi dati di fatto, va sul mercato, offre finanziamenti, ha già decine di migliaia di clienti, è un interesse pubblico. Quindi c'è tutto l'interesse da parte dei consumatori, da parte dei giornali, da parte dei semplici cittadini a dire: ma tutte queste cose qua che non vanno, non è che siete come tutti gli altri schemi che hanno le stesse caratteristiche e che sono finiti male? Ma paga, io mi trovo bene, sono anni che sono in questo progetto, ricevo soldi, ma questo vale per tutti questi schemi qui, cioè funzionano anche benissimo fino a un certo punto. Quindi noi apertissimi a essere smentiti che veramente questi signori hanno trovato l'uovo di Colombo e diventeremo tutti ricchi velocemente, ma se propongono una cosa del genere, un minimo due critiche, due domande devono essere disponibili e essere pronti a riceverle. Voi come giornale avete ricevuto delle diffide? No, più che diffide, oltre le diffide abbiamo ricevuto proprio le querele. Com'è possibile che queste entità, pur stando nel torto, riescano a mandare diffide, querele? Innanzitutto è gratis, chiunque può querelare chiunque per qualsiasi motivo. Io posso andare a querelarti domani, Michelangelo, a te perché mi hai rubato 1 milione di euro, e tu, se io insisto, dovrei far perdere tempo alla giustizia per dire effettivamente che tu non hai rubato. Quindi accusare chiunque
chiunque, è gratis e non si rischia neanche niente, perché poi nel momento in cui scopriamo che non è vero che tu hai rubato 1 milione di euro, tu non mi devi niente, anzi tu sei costretto a pagare il tuo avvocato che ha dovuto comunque difenderti perché c'era qualcuno che ti accusava del falso. E quindi è quello che è successo anche a noi. Ma perché lo fanno? Perché hanno bisogno comunque di dare una risposta alla base, perché ovviamente la base legge i nostri articoli, è nei nostri gruppi, ci scrive, chiede consigli, e quindi faccia poi ai promoter, dice: ma The Crypto sta scrivendo delle cose gravi sul vostro conto, ma cosa rispondete? Abbiamo querelato, abbiamo dato in mano agli avvocati, no? È sempre questa la minaccia, no? Appena ti permetti di criticare qualcuno, diffida, minaccia, togli l'articolo, ma soprattutto vogliono che togli l'articolo. Tra l'altro noi abbiamo ricevuto anche offerte di denaro per togliere articoli, che ovviamente abbiamo rifiutato. Ci hanno querelato, una prima querela è stata una richiesta di archiviazione direttamente del PM, e hanno fatto addirittura appello a questa richiesta del PM, e il tribunale ha dovuto, altro il GIP ha dovuto perdere tempo e ovviamente archiviare anche questa secondo appello. Quindi adesso non possiamo essere più di nuovo querelati, perché il giudice ha detto che tutto quello che abbiamo detto è vero, e speriamo appunto con questo di aver aperto gli occhi sul fatto che alcuni progetti sono proprio da straccioni, diciamo, lo si capisce in 2 minuti, altri invece sono preparati molto bene ed è molto più difficile accorgersi. Di base ormai l'abbiamo capito, in questo mondo trust no one, perché così deve essere, bisogna fidarsi della tecnologia, e questo, diciamo, il senso di tutto il Web3, e sicuramente dobbiamo bastonare chi usa queste cose invece per prendere in giro le persone. Noi abbiamo un ruolo ovviamente importante anche di cerniera con forze dell'ordine, procure con cui noi collaboriamo, perché non è automatico che se uno perde i soldi online non si può fare niente a prescindere, non è così, si possono fare, si devono fare delle indagini, bisogna denunciare, questo è assolutamente importantissimo, cioè chiunque perde i soldi in scam, in truffe, deve denunciare per 2 motivi, ma non filantropici. Un motivo è per autotutela, cioè io nel momento in cui poi magari partirà una inchiesta su quel progetto scam e si vede che dal mio conto corrente parte un bonifico verso queste organizzazioni, devo poter dimostrare che sono stata una vittima, non che ho partecipato attivamente, quindi la denuncia serve proprio a quello, a autotutelarsi, poi ovviamente anche a dare informazioni alle forze dell'ordine. E poi da un punto di vista fiscale, perché uno perde soldi in una truffa, non è che poi ci paga anche le tasse l'anno successivo, no? Ultima domanda: quando abbiamo una persona che sta dentro ad uno schema Ponzi e prova a invitarci, spesso tra l'altro lo fanno tutti nella stessa maniera, dicono le stesse cose, sembrano dei cloni, degli automi che si approcciano tutti allo stesso nodo, e ogni volta uno, soprattutto alle prime volte, prova ad avvisare, poi si perde la speranza. Però quando uno cerca di mettere in guardia, dire che è una truffa, come si fa a mettere in guardia in maniera efficiente? Cosa consiglieresti di dire? No, guarda, intanto voglio farti i complimenti per queste e anche tutte le altre domande veramente giuste e precise. E questo è l'aspetto psicologico, che è una delle cose più importanti di questi progetti, perché diventano quasi delle sette. Le decisioni sono assolutamente del tutto emotive. Quella musica a palla ti esalta, ma non ti fa pensare. Ma ci deve essere della razionalità nell'investimento. Dall'altra parte c'è una persona che vuole credere in quella cosa. Non dobbiamo andare di petto contro, perché dobbiamo capire che quella persona ci sta spesso anche in maniera sincera credendo, perché è stata abbindolata e crede delle cose che non sono vere. Quindi facciamola parlare, cerchiamo di capire i suoi punti di vista, i suoi punti forti, e cerchiamo piano piano di, come dire, riportare i dati oggettivi senza forzare mai, perché alla fine, quando poi sì, magari nella chat lo vedi molto agitato eccetera, poi penso che nella sua cameretta, quando mette i suoi soldi con se stesso, qualche dubbio inizia a farselo, no? Dice: ma c'è questo giornale, ci sono questi articoli, c'è tutto questo gruppo di persone che mi sta dicendo che bisogna stare attenti. A noi basta quello, che ci si inizia a fare 2 domande. Poi chiaro, quando c'è malafede non è che li puoi convincere, sì, certo. Sono assolutamente consci di quello che stanno facendo, e quindi per noi sono attività criminali gravi, pericolose, e devono essere assolutamente perseguite dalle forze dell'ordine.